Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video, sono sempre io, sono Giurassico, sono 10 e oggi signori siamo qua nuovamente su Don't Starve, dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Allora, quest'oggi abbiamo una cosa simpatica da fare, nel senso che se vi ricordate avevamo scoperto questa fantasticissima zona qui sotto in cui si passava appunto da questo aggeggino qui e si andava qua sotto. Interessante perché abbiamo una tonnellata di stone che ci serviva, non mi ricordo esattamente perché, vi dico la verità, perché sono passate 2 settimane dall'ultimo episodio, quindi non mi ricordo esattamente perché ci serviva la stone, ma ci serviva per buildare un po' di cose. Tra l'altro vorrei anche proteggere un attimino la base, nel senso perlomeno la zona qui centrale vorrei chiuderla in dei muri, semplicemente per sicurezza. Per sicurezza, perché oh no, qua ci sono le rane, è vero, vorrei chiudere in dei muri semplicemente, ripeto, perché visto che ci sono un po' di cani in giro. Ok, tra l'altro qua ogni volta che facciamo questa operazione perdiamo un po' di sanità. Qua c'è un funghetto, ecco, esatto, infatti ho visto che ci sono un po' di cose in giro in realtà. Ok, fermi. Allora prendiamo un po', allora raccogliamo un po' di pietra intanto, che abbiamo detto che ci serve, quindi ok, picchiappiamo un po' di stone, un po' di gold, un po' di roba sostanzialmente. Più che altro stone, perché ho visto che con la stone si possono fare, abbiamo un po' di costruzioni ovviamente carine, ma si possono anche fare. Allora intanto facciamo così, no, questa pickaxe, si possono fare costruzioni carine e anche tra l'altro lisciando la pietra possiamo fare il muro di pietra, se non sbaglio, se non erro, o cioè non di pietra comunque, ma un muro un po' più resistente di quello di paglia, perché io di paglia ho visto che c'è, non vorrei farlo in realtà, vi dico la verità, dovrei evitare di farlo perché non mi sembra un'ottima idea, cioè mi sembra un'ottima idea, è buonino, ma potrebbe essere meglio, ecco, diciamo, cioè mi pare scarso più che altro. Cioè io non so cosa serva al muro, ma secondo me tiene fuori i nemici e i nemici possono attaccare il muro e distruggerlo, quindi se è di paglia dura 2 secondi e ben già finito. Tra l'altro vorrei un'arma da tiro, tipo un arco, però non mi sembra di aver visto che possiamo fare questi crafting. Più che altro non mi sembra di aver visto che possiamo fare questi crafting. Tra l'altro dovremmo prendere anche un po' di altri ragni. Altri ragni perché vorrei fare il retino per prendere tipo le api. Perché così possiamo fare la B-box e prendere il miele che ci serve per fare una specie di medicina sostanzialmente. Ho visto sempre dalle ricette di crafting, perché ovviamente non è che queste cose le so magicamente. Vedendo le ricette di crafting vi dico. Ok, sei hungry e sta diventando notte. Allora facciamo così. Ok, no, facciamo così. Ok, qua scaviamo. Ok, non abbiamo più spazio. Ok, nell'inventario. No, però questo tu puoi tenerlo tu, vero? Ok, sì. Ok, torniamo in base. Allora, dov'è? È qua sotto. Ok, qua abbiamo tolto tutta la roba qua e abbiamo in realtà 40 rocks in company, quindi bene. Siamo un po' bassi di sanità e entrare qua dentro non ci fa bene, tra l'altro. Non perdiamo vita, ma perdiamo un po' di sanità. Ok, perfetto. C'era anche una fantastica rana ad aspettarci. Esplodi, grazie. Ok, sì, fermati. Guarda, tieni questo. Abbiamo perso altra vita grazie alla rana che era qua fuori pronta ad aspettarci in realtà, quindi in realtà ottima cosa, Ci sono i ragni in giro anche, perché ho sentito dei suoni ragnosi. Allora, torniamo in base e ripeto, siamo molto bassi, siamo un po' bassi di sanità. In realtà abbiamo anche fame, quindi facciamo così. Ok, vediamo se abbiamo la farm pronta. Tra l'altro, se abbiamo la farm pronta io direi che possiamo. Ok, sì, sta venendo. Qua abbiamo qualcosa, tra l'altro, fermati. No, ok, abbiamo la farm pronta in realtà. Forse
Oh, al momento no. Ok. Bird Trap ha preso in automatico un uccello. Posso piazzarvi qua dentro? No, perché è pieno. Ok. Tu puoi storare questa roba qua. Io non vorrei mettergli. Non vorrei mettergli la roba da mangiare dentro il nostro amico Chester. Perché secondo me, essendo comunque un cosetto, diciamo, cioè essendo un robetto semivivo, diciamo, secondo me. Fermati. Secondo me, appunto. Se gli mettiamo dentro le robe le consuma, diciamo. Quindi non vorrei metterle dentro. Poi effettivamente non so se è così, ma ok, fermati. No. Torcia. Attimo di panico. Ok, accendi il fuel. Ok, vai, fuoco. Ok, togli la torcia dalle mani che sennò la consumi. Ok, sanità come siamo messi? 122. Non benissimo, ma neanche troppo male in realtà, quindi... Ok, qua io mangerei anche questi, così ci carichiamo anche un po' di vita. Abbiamo fatto un panino. Frogle Branch. Ok. Ah, cuociamo anche altre robe. E abbiamo... Dobbiamo craftare quello che dicevo nello scorso episodio. Il... Non mi ricordo come si chiama, eh. Ah, questo voglio mettere qui e questi li teniamo in mano. Oh no. Oh no, ci sono i cani. Lezzi. Ok. Sì, did you hear that? Sì, allora vorrei... Purtroppo sì, l'ho sentito. Allora, Chester. Ho l'inventario anche pieno, tra l'altro. Facciamo... No, anzi, facciamo... Sì, dai, facciamo così, ok. Conserva questo qua dentro. Anzi, no, tra l'altro questo qua potremmo usarlo, perché siamo... Allora, fermi tutti. Ah, tra l'altro ha cambiato... Perché sono Sì, l'ho sentito. Perché sono cambiati... Perché cambia... La visuale traballa tutta. Non bene, signore. Allora, applichiamo questo. Ok, ci ha curato 10. Ok, non è ottimo, ma ci ha curato qualcosa. Allora, visto che stanno arrivando i cani, sì, l'ho sentito. Tra l'altro sta cambiando lo schema colori, ripeto, stavo dicendo. Allora, se vi ricordate, qua, esatto, avevamo visto una casetta. Io vorrei andare verso questa casetta perché c'è il pig qui dentro che può aiutarci in questo caso. Perché non so quanti ne spawnano, ma l'altra volta erano 4. Oh no, ecco, ok. Ce n'è uno. Due, ok. Tre. No. Ci sono i pinguini anche adesso, ok. Fermati. Allora, facciamo meglio andare verso l'alto, secondo me. Possiamo andare anche verso il... Possiamo andare verso il basso, verso il basso. Ok, tanto... Basta non fermarsi, in realtà. Ok, Ok, siamo qua. Tra l'altro, dobbiamo anche, secondo me... A parte che abbiamo poca vita. Dobbiamo raccogliere dei fiorellini. E qua, tra l'altro, ce ne sono. Perché vorrei fare una ghirlanda. Ciao, pig. Pig, dammi una mano. Dammi una mano. Aspetta che equipaggiamo la tuta. Via. Pig, helpami. Pig. No. Ok. Bravo Chester, bravissimo. Ok. Vuoi diventare mio amico? Anzi no, non adesso. No, dammi qua. Questo non lo lasciamo giù. Ok, signori. Ok, gestita semi bene, diciamo, la situazione. Stiamo però impazzendo. Quindi non ottimo. Situazione ottima, ma non così tanto. Ok, abbiamo... Oddio, siamo anche semi morti, in realtà.
Siamo anche semi, semi non vivi. Allora, raccogliamo un po' di fiori. Che ci facciamo? Intanto la ghirlanda, che così ci rigenera un po' di sanità. Che almeno quello, ok. Perché se, no, non ricordo esattamente, ma secondo me, o no, i pinguini, no, non so cosa facciano, ma vi dirò che non sembrano cattivi, ma io direi che rimangono lì dove sono e li ignoriamo perché di sì. Tra l'altro perché è diventato bianco il nostro. Ok, ci sono dei tipo dei fantasmi che passano una volta ogni tanto. Quindi no, non ottimo, diciamo. Ok, ah, qua c'è un altro coso, tra l'altro qua. Ok. Buono a sapersi, ma al momento rimane lì. Ok, ce ne servono 12 se non erro, eh. Non so cosa facciano, ripeto, i pinguini. Esatto, 12 ne servono. Non so cosa facciano i pinguini, ma no, non li tocchiamo, perché come sapete tutto è malvagio qua dentro, quindi. E no, 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 io scherzavo, vieni via, vieni via, vieni via. No, 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 vieni via. Ripeto, non so se sono cattivi o meno, ma essendo che non mi fido, gli sto lontano, ecco, diciamo. Allora, siamo a 10. Tra l'altro anche questi. Oh no, possiamo morire anche per un fulmine. Non lo so in realtà. Tra l'altro potremmo anche attaccare il maiale in realtà, però non vorrei attaccarlo io. Oh no, ci fa vedere anche i pinguini in realtà. Non bene. Questo cos'è? Ah, ha un tuffo. Ah, questo qua non mi ricordo cosa serve, ma ne avevano già presi altri, secondo me. Esatto, sì. Teniamoli perché non so cosa servano, ma tra l'altro ci fa qualcosa. Ah, stare sotto la pioggia ci sta rigenerando la vita a manetta, in realtà. Cioè, sì, la vita, la sanità. No, no, i pinguini, lasciali lì, va. Quindi, carina in realtà la pioggia, eh. Perché ci sta effettivamente rigenerando la vita. Ok, sta diventando dark. C'è qualche fiorellino qua in zona per caso? Vabbè, li abbiamo già piccappati tutti. Cioè, non respawnano i fiorellini. Domanda: i fiorellini non respawnano? Mi sa di no. Allora, quelle robe qua, guardate, facciamo così. Non perché mi dà fastidio vederli, perché mi danno una certa ansia. Ok, evitiamo di tenere in mano questa cosa qua, eh. No, no, cambia subito. Tieni in mano. Ah, non puoi tenere in mano Chester puoi. Ok, sì. Perfetto. Ah, oddio. Ok. No, non teniamo in mano niente perché ho visto che abbiamo be quasi beccato un fulmine. Allora, fiorellini non ce ne sono. Non ce ne manca uno in realtà, quindi, cioè. Ok, ho sentito qualcosa che corre. Allora, possiamo. Poss Ah, possiamo anche riutilizzare, visto che tanto la sanità è alta in realtà. Possiamo riutilizzare i fiorellini. Secondo me qua sotto ci sono anche i ragni, quindi attenzione, cioè che sono proprio qua in giro. Possiamo riutilizzare i fiorellini per curarci un attimo la vita, perché tanto siamo ritornati ok con la sanità in realtà. Cioè, oddio, ora sta scendendo in realtà. Ma no, 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 scherzavo, scherzavo, via, via. Oh no, sono in base. Cioè, devono proprio stare qua in base. Non, no, 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 non sono mica qua io. No, stanno venendo proprio verso di qua, Non potete non venire qui, per favore. Potete evitare di venire qui, cioè. So che siete carini e simpatici, ma non venite qua, cioè, non. So che siete anche malvagi, carini, simpatici sì, ma anche malvagi. Quindi cosa non buona. Ok, tra l'altro è abbastanza ottimo il fatto del cibo, perché siamo in realtà messi molto bene, vi dirò. Usiamo cose singole, non abbiamo quasi niente di singolo. Allora, usiamo le berries che stanno diventando marce qua. Ok, abbiamo preso. Ma lo lascerei lì perché non so cosa farmene in realtà, purtroppo. Allora, vorrei. Speriamo che non vengano verso di qua. Non so quanto siano forti i pinguini, però. Cioè, speriamo che non vengano proprio di qua perché siamo scarsi, purtroppo.
Allora, questo lo pickappiamo. Allora, cuociamone altro, tanto stanno un po' marci. Ma, ah, possiamo fare anche così. Ah, grande, ok, facciamo così allora. Pensavo dovessero essere tutti diversi in realtà. Ah, volevo fare abbastanza importante. Esatto, stone wall possiamo fare. Oh no. Ok, ho avuto per un attimo panico, ma in realtà non c'è panico. Però che cos'è questo rumore? Ho sentito un rumore non piacevole. Non so cos'era, ma diciamo che non mi sta. Sento dei rumori. Oh no. Sento dei brutti rumori. Ok, tra l'altro sta nevicando, quindi abbastanza male, eh. Questo cos'è? Thermal measurement, ambient air temperature, renometer, gunpowder. Allora, io volevo fare. Ah, ok. Sempre, col buio è abbastanza panico la situazione, però. Allora, facciamo così. Ok, allora, abbiamo semi svuotato l'inventario, diciamo. Cioè abbiamo un po' di roba inutile in mano. Abbiamo poca vita, però. Allora, vorrei però fare. Ah, hat, cosa possiamo fare? Straw hat, help you stay cool and dry. No. Protection against angry bees. Ok, quello è buono. Allora, no, voglio craftare. Allora, adesso facciamo una giornata di crafting, in realtà. Ok, tra l'altro mi sa che potremmo anche aver freddo, quindi mi sa che dobbiamo stare nei dintorni del fuoco, mi sa. No, io voglio craftare, vediamo dov'è. Il l'aggeggino, wood wall, stone wall, pig house, rabbit hutch, bird cage, cobblestone, wood flooring, checked flooring, carpeted flooring, potter fern, no. Food forse. B-box, drying rack potrebbe essere carino in realtà, perché ci questo ah, però ci servono i gears. Sì, gears. Ah, craftiamo un'altra chest, io direi intanto. Anche tanto la chest di sicuro ci serve. Ah, servono le assi che possiamo fare in teoria, vero? Non ne abbiamo tantissime in realtà, però possiamo farle grazie a questo. Facciamo così. Ok, facciamo, cioppiamo gli alberelli qua, sperando che non arrivino ancora i pinguini, perché cambiata la musica. Ok, io non so se il fatto che stia venendo a questo punto inverno ci interessi o meno, nel senso che di sicuro le potrebbero non crescere più le piante, e questo già diciamo che genera un certo livello di ansia, ma non so se poi basta, perché ripeto, non so questi qua se diventano malvagi, cosa assolutamente possibile. Oppure sapete che non so se magari queste robe qua che dico io, tipo che gli alberi diventano malvagi, dipende da quanta sanità abbiamo, perché adesso è abbastanza alta, quindi secondo me non dovrebbe succedere niente, però potrebbe essere che abbassando la sanità diventino malvagi. Non è scontato. Allora, pickappiamo tutte queste robe qui intanto. Ok. E craftiamo un'altra chest vicino al coso lì per il cibo, che non è il massimo, ripeto. Però tipo i bird e il... Ok. Bisogna stare vicino al fuoco. Ecco quello che stavo dicendo. Bisogna coprirsi in qualche modo o stare vicino al fuoco. Ok, no, se stiamo qua in realtà... Ok. Oh no, ci sono i pinguini ancora. Ma ah, sono qua sotto, aiuto. No, scherzavo. Allora, craftiamo. No, state lontani. Forse è meglio che costruiamo. Quanto costa raffinare le pietre? 3 pietre, costa tantissimo. E per fare il muro di pietra quanto costa? Stone wall 2. E ce ne dà 4, però se non sbaglio, perché qua avevo sbagliato a craftarli, vero? Ce ne danno 4. Non è tantissimo, però io vorrei farlo, vi dirò la verità. Io sarei molto propenso a farlo. Cioè, non adesso, ma in brevissimo tempo. Ok, teniamo d'occhio questa cosa. Io non ho capito, se mi avvicino al fuoco succede qualcosa? No. Però se lo accendo... Ok, se lo accendo mi rilasso, diciamo. Allora, buildiamo una cesta, abbiamo detto. Cesta. La piazziamo
Va a sto punto esattamente davanti al cooking pot. Ok, e qua dentro mettiamo cibo. Cibo and company, diciamo. Ok, quindi mettiamo queste cose qua. E a questo punto anche le robe qui. Teniamo in mano a questo punto berries, semi. Berries. Ok, teniamo queste robe qua così. Secondo me va bene. E qua lasciamo dentro invece le robe che raccogliamo da qua in giro. Stiamo diventando nuovamente però insani. Ci servirebbe un vestito che ci tiene caldo, però tipo questo. Ah, tipo questo, che si fa con due rabbit che in realtà abbiamo, In realtà abbiamo. Sapete che io li farei perché vorrei stare abbastanza al caldo. Facciamolo. Ok. Perfetto. Teoricamente dovremmo stare al caldo ora. A regola. No, non è vero. Ok, no, non serve assolutamente a niente. Abbiamo sprecato qualcosa? Mi sa di sì. Questo dress. Pizzy vest. Puffy vest. Dapper vest. Walking crane. Ah, questo? I'm so hungry. Sì, sì, aspetta. Walking crane, che cos'è? Tutta Vulture stack. Sidan poise. Ah, ok, aiuta la velocità. Winter hat è questo buffalo wool, però. Però sapete che sì, stai frizzando, questo l'ho notato. Ma tra l'altro quella grass qua non cresce mai, però. Ho notato che hai un attimino fresco, però accendiamo il fuoco di nuovo. Queste robe qua non servono a niente, però mi sa, in realtà. Diciamo che le disequipaggiamo al momento. E le teniamo qua. Perché mi sa che non servono. Ok, stiamo vicino al fire. Ok, qua abbiamo un altro coso in realtà. Perfetto. Che piazziamo nella nostra chest. Chest cibo, diciamo. Ok, possiamo cucinare altro al momento? No, ok. Allora, Chester, dammi. No, vorrei iniziare a buildare un po' di muri, diciamo. Allora, qua intanto teniamo acceso il fuoco. Ok. Così stiamo caldi. Ok, qua cosa abbiamo di interessante dentro Chester? Niente in realtà. Però abbiamo l'hammer. Qua dentro abbiamo qualche strumento qua. A parte il razor. Poco niente in realtà. Ok. Ah, abbiamo di nuovo fame, ok. Abbiamo un sacco di fame, non so come mai. Allora, refine, craftiamo. Ok. Ok, perfetto. Ah, abbiamo sbloccato qualcosa qui. Cosa abbiamo sbloccato? Thermal stone. Store thermal for travels. Non so cosa faccia. Non so assolutamente cosa faccia. Però in realtà forse è ciò che ci serve. Al momento. Boh, non lo so. Allora, facciamo stone wall comunque. Ah, e ce ne dà 6 però. Buono. Ok, in realtà quindi ottimo. Ce ne dà 6. Il che è ottimo. Ah, craftiamone altri. Ok. Craftiamo altri stone wall. Ok, perfetto. Domanda. Posso spostare questa cesta in qualche modo? Tipo con il martello. O me la distrugge? Hammer, no. Mi sa che me la distrugge. Ok. Quindi, no, non benissimo, diciamo. Ok, però potremmo fare tipo una roba del genere. Possiamo... potremmo, sì. Perché in realtà possiamo fare anche... Adesso vabbè, stiamo facendo cose futuristiche. Però qua, se non sbaglio, c'è anche il pavimento in legno. Può essere pavimento in legno, cioè da qualche parte. Cobblestone, build your own road to... abbiamo la strada anche, potremmo fare. E wood flooring, esatto. Che costa in realtà solo legno. Allora, intanto iniziamo a piazzare. Scusami Chester, dammi pitchfork intanto. Ok, allora direi di iniziare qua tipo. Ah, facciamo così intanto. Facciamo così, perfetto. Che succede?
Così siamo sicuri che... Oh, dig. È qua però. Ecco, lì, lì. Qui diventa già un problema. Pick up grass. Ok, qua diventa un problema perché qua, secondo me, tiriamo su anche la grass, secondo voi? Può essere. No, ok, però... Diciamo che diventa in... Ah, place. Questa chest qua è in mezzo alle scatole, in realtà. Questa chest qua, secondo me, dobbiamo spostarla. Ah, beh, allora intanto iniziamo a fare ciò che ci interessa da queste parti. Ok. Ah, in teoria io vorrei piazzare, esatto, quella roba qua, esattamente qua, sul bordo. Ah, facciamo però un... Sta nevicando Fespero. Però lui in realtà non ha freddo al momento, quindi... Se ha freddo gli mettiamo le earmuffs al momento, direi. Cosa abbiamo da craftare qua? Ah, la thermal stone, tra l'altro, ripeto, non so cosa faccia. Secondo me però una possiamo craftarla, Tanto non costa poco in realtà. Ah, ok, abbiamo preso un uccello. Ok, un uccello in modo molto random anche, ok. Perfetto, abbiamo un altro uccello. Ok. Stiamo freddando. Ok, accendiamo il fuoco. La thermal stone io la crafto, sapete? La thermal stone la crafto, vediamo cosa fa. Thermal stone, esamino. Alcohol manipulate the temperature. Ok, cioè se io la piazzo qua si scalda, quindi teoricamente io mi aspetterei che mettendola in parte al fuoco dovrebbe scaldarsi. Proviamo a lasciarla lì, vediamo. Ok, ah, volevo craftare, fermi, volevo craftare un... Facciamo delle assi, voglio craftare il pavimento, wood flooring. Ok, per capire, cioè se io lo piazzo qua, cosa succede? Ok, ah ok, si piazza in questo modo, ok. Ok, quindi io farei una roba del genere, esattamente, ok. Così siamo un attimo protetti in realtà. Ok. No, ecco, ho già sbagliato. Quindi domanda, se io uso il martello che è sparito a quanto pare. Chester? Dove hai messo il martello? Desponato il martello, va bene, lo ricraftiamo, non ci interessa. Non possiamo craftarlo perché serve la corda. Ok, va bene. Sta cambiando colore, boh, non lo so. Allora, sta diventando dark soon. Ok, allora, craftiamo questo martello, quindi. Questo. Hammer, boh. Non ho capito, cioè... Dov'è finito adesso? Ah ok, in mano l'abbiamo messo. Hammer, vediamo. Si distrugge. Ok. Ah, però ci ridà la pietra in realtà, quindi... Non male, ok. Ah, comunque, esatto, secondo me facendo in questo modo abbiamo un minimo, ma proprio minimo di protezione, secondo me. Puoi piazzarla qua, sì. No, no Chester, se ti metti in mezzo però non posso più buildare, vieni qui. Ok, build wall. Ok, ah, secondo me possiamo fare una base un po' storta, diciamo, nel senso che possiamo fare così e poi qua andare fuori così. Perché purtroppo qua la base è quello che è, nel senso... Ma soprattutto, ok, noi abbiamo fatto il wall, no? Però secondo me c'è tipo il tetto, non è che possiamo farlo. Ok, no, stiamo freddando. Ok, se io ti pick up mi fai caldo? No. Cook. Possiamo cuocerla? No. Ci sono sempre i pinguini. Ah, meno male. I pinguini in realtà non stanno venendo qua sopra, quindi è buona come situazione. Però... Allora, dig. Ok, questo lo pick upiamo. Questo dig. Ok. Qua facciamo dig. Dig. E dig. Ok. Direi che questa, secondo me, è la nostra base. Per me questa è la nostra base. Esatto, sì. Io direi che questa la base così è buona. Ok. Ah, le piante tra l'altro non stanno più... Le piante non stanno più producendo, purtroppo. Ci sta perché è ovviamente inverno. Ok, tra l'altro abbiamo un sacco di animali volendo, quindi... Ah, abbiamo ancora fame, tra l'altro.
Ok, però almeno ci stiamo rigenerando la vita. Però è un po' che i brutti si... Ah, facciamo così intanto. Ok, ah, gli uccelli danno solo... danno solo le piume gli uccelli, davvero? Ok, no, non bene. Mi aspettavo dessero carne in realtà. Ok, questo è non previsto e poco bello, diciamo. Allora, così, dopo abbiamo... ci manca in realtà... ci manca un pezzo di qualcosa. Ah, quanto dura una stagione? Non tanto in realtà, perché eravamo al giorno 20, quindi di sicuro non dura tanto. Però diciamo che non è buono. Tra l'altro ci sono qua i pinguini che mi mettono molta molta ansia. Ok, sempre le cose qua le harvestiamo. Non ho visto che era venuta notte. Ok. Tra l'altro stiamo consumando anche quelle robe qua, perché non è che queste, mi sa che non crescono quelle robe qua, è quello il problema. Allora, intanto produciamo thermal stone. Intanto io però la lascerei qua a terra, proprio perché secondo me, ripeto, perché prima mi sembrava avesse esatto, vedete, tipo ha cambiato colore, quindi lasciamola qua in parte al fuoco, cioè, perché secondo me, cioè, adesso fa caldo, tipo it's quite cold. Sì, it's quite warm, scusatemi, quindi è un pochetto calda. Ok, quindi in effetti sembra fare qualcosa. Ok, allora intanto qua il wood wall io direi di continuare a buildarli pian piano. Però adesso non vedo più per terra purtroppo, quindi non so esattamente dove siamo. Allora, qua craftiamone ancora wood stone wall. Ma c'è anche una stone door, tipo, una roba del genere. Wood gate c'è. Cobblestone, checkered flooring, carpeted floor, super sauce, smells like buffalo. Direi che non è buono. Pig house, ripeto, anche questa vorrei farla, ma questa non so come prendersi. Secondo me bisogna far fuori qualche pig, io direi. Bird cage anche, in realtà è carino. Ok. Però la sapete una cosa, signori? Da Jurassic Action 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi se non è ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Don't Starve. Quindi, signori, ciao a tutti!